direi che è arrivato il momento di ascoltare l'autore, visto che te l'hanno chiesto tutti qua e visto che ce la chiediamo tutti, dacci tu una risposta sul perché abbia sentito l'esigenza, tu uomo di fede sì, ma anche appunto giurista, prestato alla politica, alle istituzioni, in un certo modo un personaggio pubblico, hai sentito l'esigenza di scrivere un libro del genere. E posto che ci sarà un seguito, come ci ha anticipato l'onorevole Boschi, quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo e prendere così un po' di tempo, perché ritieni che proprio questo sia il momento vicino alla fine dei tempi, cioè sconvolgimenti climatici, guerre, carestie, ce ne sono sempre stati, perché adesso? Dici perché ci sei tu, se no non potevi scrivere il libro, no? No, perché non è vero che ci sono sempre stati. Ti rispondo subito. Innanzitutto ringrazio tutti voi che siete qui, ringrazio i relatori, ringrazio Gianni Letta, sono davvero onorato di questa presentazione, e soprattutto perché è sicuramente un inedito parlare di spiritualità, parlare di Dio, parlare di realtà invisibili in questo che è il tempio della laicità, talvolta anche con qualche accento di laicismo. Quindi davvero vi ringrazio. E per partire dalla tua provocazione, non è vero. Cioè, la nostra epoca contemporanea, noi viviamo in un mondo dove ci sono dei fatti del tutto inediti nella storia dell'umanità. Non fosse altro che per l'accelerazione della scienza e della tecnica ci ha portato in un'altra dimensione. Te ne cito alcuni che possono sembrare banali, ma non sono affatto banali nel quadro delle scritture. L'esplosione demografica. Eravamo 1 miliardo all'inizio dell'Ottocento, molti meno, ora siamo 7,5 miliardi. Nei Vangeli si legge la messe della terra, quando sarà il giudizio, quando la messe della terra sarà matura. Viviamo in un orizzonte dove per la prima volta arriviamo a insidiare quello che è il tabù umano per eccellenza, è la morte. Io quel video che abbiamo proiettato all'inizio è un po' una provocazione, perché scomparse le utopie del XX secolo, la nuova utopia del XXI secolo è la palingenesi tecnologica. Ci sono un sacco di autori, che non cito per non fargli pubblicità, che ci raccontano e ci fanno accarezzare l'idea che noi nel XXI secolo A, vinceremo la morte, B, vivremo 100 e più anni felici perché ci saranno dei robot che lavoreranno per noi, e che il nostro orizzonte sul dogma della tecnoscienza ci porterà a una nuova creazione. Ebbene, io l'ho detto l'altro giorno, così velocemente, in un'intervista a Formiche. Io credo che questo sia vero, che noi siamo entrati in una dimensione della storia del tutto nuova, del tutto inedita, ma non credo che noi arriveremo a una nuova creazione dove vivremo in eterno, perché avete evocato l'Apocalisse. L'Apocalisse è una cosa bella. L'Apocalisse in sé significa disvelare, cioè svelare ciò che non si vede nel corso degli eventi della storia. Significa squarciare il velo, questa è l'Apocalisse. L'Apocalisse ti aiuta a guardare la realtà, a leggere il passato e a leggere il presente. Attraverso quel presente, il fine dell'Apocalisse è il ritorno di Gesù, la parusia, questo elemento del tutto scomparso anche in ambito ecclesiale. Quando andiamo a messa e ripetiamo "e verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti", spesso ripetiamo questa cosa, ma io mi rendo conto, non viene spiegata, ne siamo consapevoli. Che cos'è il ritorno di Cristo? Casualmente domenica scorsa nella seconda lettura c'era un accenno, è venuto la prima volta per salvare tutti dal peccato, tornerà una seconda volta. Che cos'è il ritorno di Cristo? È l'epilogo della storia. E cos'è questo epilogo? Questo epilogo è: non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. È l'immagine della Gerusalemme celeste che chiude l'ultimo capitolo dell'Apocalisse, quello che Marina dice e io dico nel libro, lo commentiamo al prossimo libro, perché io mi fermo un minuto prima. E perché è nato questo libro? Quali sono i segni? 2 anni e mezzo fa circa, vi racconto questa cosa perché è vera, sono andato in un'udienza privata in Vaticano, era la giornata del servizio civile, ho avuto modo di scambiare, come chi lo ha fatto potrà sapere, 2 parole col Santo Padre, con Papa Francesco. Ho detto: io adesso ho l'occasione della mia vita, ho un minuto per parlare con Papa, col Papa cosa gli dico, a parte fargli i migliori auguri. Ebbene, in un minuto
quando l'ho incontrato, gli ho stretto la mano e gli ho detto: Santo Padre, io devo confessare una cosa. Tutti i segni che Gesù ci ha predetto, che anticiperanno la sua seconda venuta, sembrano realizzarsi attorno a noi. Perché Gesù ce li racconta. Cioè, non è che Gesù ci parla soltanto dell'amore dei risvolti, diciamo, esistenziali della nostra vita. Gesù ci dice: guardate il fico, guardate gli alberi, guardate tutte le piante. Quando germogliano capite che l'estate è vicina, ed è pieno di parabole. Quindi gli ho detto: Santo Padre, tutti i segni. E lui mi guarda, mi dice: ad esempio, dico, beh, ora gli faccio una carrellata, l'anarchia morale, il fatto che Dio è scomparso dal dibattito pubblico. Si parla di Dio, si parla di Dio in TV, è un tabù. È un tabù in realtà invisibile. Se parli di angeli e di demoni, ti guardano male. Proprio oggi, paradossale, nel momento in cui la scienza ti avvalora l'esistenza delle realtà invisibili, perché fra me e te in questo momento ci sono centinaia di canali televisivi, cioè io trovo paradossale che la... Vabbè, mi sto dilungando. Gli ho citato 3-4 cose. Gli ho citato l'anarchia morale. No, grazie, questo applauso è incoraggiatore. Gli ho cercato l'anarchia morale. E la situazione nel mondo, la tensione in Medio Oriente, noi non ce ne rendiamo conto, ma quel che accade in quelle terre, quelle tensioni che sono lì, non possono essere comprese se non si conoscono le scritture. Ciò che accade a Gerusalemme, attorno a Gerusalemme, nei paesi arabi, guardo qui l'ambasciatore che conosce bene queste questioni, io qui, i primi due capitoli del libro sono il primo sulla Shoah, il secondo sull'Islam, e sono... oggettivamente forse devo metterli alla fine perché sono molto difficili dal punto di vista teologico, però cerco di spiegare che non si può comprendere ciò che accade in quelle terre senza aver letto le profezie di Gesù, perché Gesù chiaramente ci dice, piangendo su Gerusalemme, che sarebbe stata circondata dagli eserciti, che fino a quando i tempi dei pagani non saranno compiuti ci sarebbe stata una tribolazione su quelle terre. Ora non si può, diciamo, sintetizzare, ma insomma gli ho citato questo, e poi alla fine ho citato i cambiamenti climatici, i ghiacciai che si sciolgono, la desertificazione, questa bomba che stiamo costruendo, stiamo veramente ballando sul ciglio di un burrone, ma nessuno vuole spegnere la musica perché significherebbe cambiare tutto, non comprarsi più la macchina, cioè significherebbe cambiare tutto. Il Papa mi guarda e mi fa: figliuolo, se così credi, prega affinché ciò avvenga, il ritorno di Cristo, perché il mondo ne avrebbe tanto bisogno. Ebbene, io in quel momento, oltre a, Monica se lo ricorderà, scoppiare in lacrime, sciogliermi come un ghiacciolo, ho avuto la netta sensazione, forse mi sbaglio, che gli uomini di fede, gli uomini che conoscono le scritture, abbiano questa consapevolezza. Ciò che sta accadendo oggi nel mondo, nel bene e nel male, riflette esattamente ciò che Gesù ci ha appena detto accadrà. E io ho cercato di ripercorrere a ritroso tutto ciò che è accaduto, spiegando punto per punto con la mentalità da giurista, sistematica, scientifica, con le note, senza divagazioni fantastiche, che tutte le profezie di Gesù si sono avverate. Prima quelle che profetizzavano la stessa comparsa di Gesù, tutto l'Antico Testamento, ma poi tutto quel che è accaduto dopo. Il fatto che Gesù avesse detto questo Tempio non rimarrà che pietra su pietra può sembrare una cosa ovvia, ma quando l'ha detta non si pensava affatto che di lì a poco, al 70 d.C., oggi c'è solo il muro del pianto. Che Gesù avesse annunciato le persecuzioni dei cristiani non era affatto una cosa ovvia, normale. Eppure quel fuoco delle persecuzioni si è incendiato. Nei discorsi escatologici di Gesù c'è una sequenza temporale degli eventi. Ci saranno guerre, rumori di guerre, rivoluzioni, carestie, pestilenze. Voi dite: ci sono sempre state. Sì, vero. Ma Gesù ti dice: questo sarà il principio dei dolori. Oggi, se pensate bene, quelle carestie, quelle pestilenze, quelle guerre non ci sono più. Perché rispetto alla storia passata, dice Harari in un suo libro, oggi è impensabile che la Germania e la Francia si dichiarino guerra. Eppure, fino a pochi anni fa, era assolutamente una cosa plausibile. Ma questo, dice Gesù, è solo il principio dei dolori. E poi c'è tutta una,
una sequenza di immagini, l'amore di molti si raffredderà, verranno i falsi cristi, i falsi profeti, e sono tutti, diciamo, capitoli di libro che io dettaglio nel dipanarsi della storia fino ad arrivare oggi. E il finale sul quale io mi interrogo voi, è: quando noi leggiamo sarà come ai tempi di Noè, gli uomini mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito e arrivò il diluvio e inghiottì tutto, che cosa vuol dire? Queste sono le parole di Gesù. Quando Gesù dice vi sarà l'angoscia sulla terra e i popoli in ansia per il fragore dei mari e dei frutti e gli uomini moriranno per la paura di ciò che deve accadere sulla terra, perché le potenze dei cieli saranno sconvolte, che cosa vuol dire? Io rinnego totalmente le letture bibliche e l'esegesi che dà significati, conferisce un'idea simbolica, allegorica, metaforica alla parola di Dio. Se quella parola sta là, a me da giurista mi hanno insegnato che se c'è una norma, c'è una parola e vuol dire qualche cosa. Se mi rendo conto che nei tre Vangeli sinottici e nell'Apocalisse di Giovanni si dicono le stesse cose e si dicono in relazione a eventi che coinvolgeranno il futuro e la storia dell'umanità e del pianeta in modo del tutto speculare e simmetrico, cioè coloro che distruggono la Terra, è il cuore dei settennari dell'Apocalisse di Giovanni. Chiunque l'abbia studiata non può venirci a raccontare che ci sono accenti del giudaismo o dell'apocalittica giudaica. No, è una cosa nuova, inedita nella sua visione, però, e concludo perché tendo a dilungarmi, non è catastrofismo. Gesù ti dice, quando accadranno queste cose, quando le potenze dei cieli saranno sconvolte, ci dice nel Vangelo di Luca e non solo, quando cominceranno ad accadere queste cose, alzate il capo, guardate in alto, perché la vostra liberazione è vicina. Cioè questo sconvolgimento, questo parto cosmico doloroso porterà alla liberazione dal peccato, dalla morte. Io coltivo l'illusione che forse io, forse i miei figli, forse noi tutti potremo vivere in eterno. Non è affatto una boutade, ma io credo che questo accadrà non grazie a qualche pazzo scienziato o nei laboratori in qualche nel mondo attraverso la molecola della vita eterna. Probabilmente la stiamo studiando. Io credo che ciò accadrà attraverso un nuovo manifestarsi maestoso, glorioso, che sarà l'oggetto del prossimo libro, di Dio nella storia, attraverso il ritorno di Cristo, la parusia, che è il cuore della fede cristiana e che io cerco in questo libro di valorizzare, di riportare alla ribalta, perché senza la nostra indole scatologica è un cristianesimo che guarda in orizzontale, bellissimo, il cristianesimo è un modello di spiritualità incomparato, incomparabile, non si può superare, ma l'asse verticale della croce, quella che ci porta a guardare in alto, è quella che a me affascina di più, è quella più nobile, è quella che ci porta a pensare davvero alla vita eterna. Io dico non solo di là, ma forse anche in questa terra, forse i miti, noi nella misura in cui siamo miti, erediteremo la terra. Grazie, non vi tedio di più. Prima la dobbiamo salvare, e dobbiamo cercare di salvarla, visto che le temperature del pianeta sono un po' gravi.